C'è un grande tema della modernità che viene trattato poco ed è un tema che riguarda Anthrax, cioè è il tema dell'integrazione e della standardizzazione del mondo. Lana è un prodotto modulare, cioè si può comporre e combinare come si vuole. Il concetto del radiatore Lana è nato pensando al fatto di non avere un disegno unico di un radiatore. Un quadrato modulare che potesse essere invertito e ruotato per avere delle configurazioni libere. È un oggetto con un'immagine forte, un'immagine che è data fondamentalmente da due elementi. Uno è il plisse. Abbiamo cominciato a lavorare sulla carta, per cui la carta è l'oggetto che più si presta ad essere plissettato. Perché il plissé ha proprio questa capacità di dividere la luce in due parti. Una parte è sempre in luce, una parte è sempre in ombra. Muove la luce e queste ombre e queste luci cambiano. Noi ci muoviamo continuamente e l'oggetto cambia molto rispetto alla nostra posizione e alla luce. E poi è bombato, ha una leggerissima bombatura che fa sì che questo modulo di lana sia un modulo fortemente connotato. La lana è grezza e non ha colore. Il fatto di poterla colorare, la lana, come si fa nel mondo del filato, dà la possibilità di avere questi colori molto più intensi e molto più puri. Il progetto è stato basato sul fatto di creare un radiatore scultoreo che non dovesse essere nascosto da una tenda o da un divano. E inserire nel mondo, soprattutto residenziale, sculture che sono vicine alla tecnica, alla tecnologia, diventa straordinario. Anthrax, facendo radiatori, sa bene che il radiatore, l'elemento che produce caldo, non è una cosa che avviene nell'aria così, perché è prodotto da un oggetto, è prodotto da un qualche cosa che simbolicamente rappresenta l'idea del calore.